aria di derby prenatalizio al Palapoggetti. Il basket Golfo Piombino contro la GR Service Basket Cecina. I quintetti sono già pronti a entrare in campo agli ordini degli arbitri, che sono Perocco e Meloni. Vediamo che Cecina si schiera con il quintetto base, con Carotti, Del Testa, Toscano, Fratto e Gambolati. Risponde con il suo quintetto base anche il coach ospite, con Venucci, Genovese, Persico. Anzi no, Gigena resta in campo all'inizio della gara, entra Bianchi al posto di Gigena con Guerrieri in posizione di guardia. Evidentemente coach Padovano si vuole riservare il suo uomo più esperto per i momenti più caldi della gara. Cecina ritrova in panchina Zaccariello, che non sappiamo quanto potrà dare. Saluti fra i due quintetti. Vanno a saltare Gambolati e Persico. Grande atmosfera con due tifoserie molto accese oggi qua al Palapoggetti. Prima palla conquistata da Cecina, con Carotti che va immediatamente ad attaccare la difesa. Su di lui c'è Venucci, la palla gira per linee esterne. Va Del Testa che si apre subito per un tiro che però è corto. Venucci può andare in contropiede, vuole correre, poi rallenta. Si è trovato con la difesa poi genovese. Inizia subito bene da tre punti il giocatore ospite, uno dei migliori marcatori del girone e uno dei migliori del Piombino. Palla ora per Toscano, anche lui fuori dalla linea da tre punti, vuole servire Gambolati che si appresta ad attaccare Persico. Si svita e mette a segno i primi due punti per Cecina. Da sotto Antonio Gambolati, ora Venucci, francobollato, palla per Guerrieri che attacca, viene raddoppiato, tiro dalla media che viene bevuto dal ferro da parte di Bianchi, palla per Gambolati, è lui che ci prova da tre, tiro che non va e Piombino può tornare in attacco in vantaggio sul 5-2. Ancora Venucci per Genovese, scambio con lo stesso Venucci, c'è stato un cambio difensivo molto aggressivo nei confronti di Venucci che si apre da tre, sbaglia, rimbalzo che non viene controllato e palla per Cecina. Rimessa di Del Testa per Carotti e Carotti a portare palla nella metà campo d'attacco, blocchi per liberare Toscano, poi per liberare Del Testa che ci riprova dalla punta e mette la tripla che porta in parità il punteggio a quota 5, poi va in difesa su Venucci. Play San Vincenzino lo scorso anno a Livorno. Palla ancora per lo stesso Venucci, difesa molto forte e c'è un fallo fischiato a Gambolati, primo per lui e primo di squadra per i rossoblù. Rimessa dal fondo, sono 14 secondi, la va a effettuare Guerrieri. Difesa ancora uomo per Cecina. Cambi sui blocchi, ancora Bianchi, cioè su di lui è rimasto Del Testa, palla ancora per Venucci che va a attaccare, poi a Genovese da fuori, ancora al tiro da tre, questa volta sbaglia, il rimbalzo è preda di Toscano, poi si rifugia in palla a due la formazione ospite, quindi ci sarà per la regola del possesso alternato, palla ancora per Piombino con 14 secondi per l'azione d'attacco, mentre si provvede a asciugare il parquet. Il
rimessa ancora di Guerrieri, sempre per Bianchi. Su di lui fa buona guardia Toscano, palla che arriva di nuovo a Guerrieri, va al tiro da tre, mette la tripla anche Guerrieri, non è noto per questi tiri, però l'ha messa molto bene, attacca Caroti, perde palla per lo scarico a Del Testa, palla ancora per Guerrieri che può correre in contropiede, si arresta, palla poi fuori per Bianchi, prova anche lui da tre, sbaglia, rimbalzo che viene ancora una volta chiamata una palla a due, sono stati in quattro, tutti molto attenti ai rimbalzi, sia ospiti che locali. Caroti esce, entra Bruni. Vediamo quali sono i problemi del play rosso-blu. C'è pressione da parte di Piombino, palla che comunque arriva a Bruni, su di lui c'è Venucci, Bruni che è costretto a giocare con la maschera per via della frattura al naso, va subito a appoggiare a canestro, palla per Bianchi, su di lui Toscano, Bianchi si avvicina, poi torna indietro. Palla ora per Persi che si va a avvicinare e va a mettere a segno molto bene da sottomisura. Bruni ancora per Del Testa, poi per Fratto che serve ancora lo stesso Del Testa, si apre per la tripla corta ma è lui che va a prendere il rimbalzo e mette a segno da due punti. Palleggio per Venucci, su di lui Bruni, attacca la difesa con tiro sbagliato, Bruni può andare ora in attacco, vediamo che va ancora, anzi viene fischiato uno sfondamento a Bruni, primo fallo per lui, due di squadra per Cecina contro gli zero di Piombino quando siamo entrati nel quinto minuto di gioco e gli ospiti conducono 10-9. Ancora pressione difensiva. Palla che Bruni recupera, poi picchia nel piede a Toscano. C'è un fallo fischiato a Bruni su una infrazione di passi non fischiata, è il secondo per lui, arriva di nuovo il momento di Caroti. Rimessa che sarà effettuata da Genovese, 15 secondi per l'azione di Piombino. Palla per Persico, esce fuori dai blocchi Guerrieri ma non riceve, poi Venucci per Genovese sul quale è rimasto Fratto, sbaglia da sotto, c'è il rimbalzo e palla per Caroti, che questo dovrebbe essere un antisportivo ma non viene fischiato. Fallo antisportivo di Bianchi, non fischiato, fallo semplice, rimessa per Cecina. Gambolati porta la palla nella metà campo d'attacco, poi di nuovo Caroti, c'è sempre Venucci su di lui, lo batte Caroti, poi va a servire Toscano per un appoggio, assist di Caroti per il vantaggio rosso-blu. Ancora Venucci in palleggio. Sempre lui che serve Genovese. C'è stato un cambio accettato, Guerrieri al tiro, sbaglia, rimbalzo di Fratto per Caroti che recupera questo pallone. A
ancora per Del Testa, poi Gambolati, fuori per Toscano dalla media, ci deve provare, sbaglia, c'è un buon rimbalzo della difesa ospite, corre Guerrieri, poi si arresta, palla per Genovese sul quale lavora Toscano che lo stoppa, ancora palla per Caroti e c'è un fallo, anche in questo caso non viene fischiato l'antisportivo, fallo di Venucci. Abbiamo sentito proprio oggi in televisione una interpretazione data dai cronisti molto più bravi, entra intanto Cicena, nella quale si diceva che se un giocatore sul contropiede non si interessa del pallone, come in questi due casi, gli arbitri hanno avuto istruzione di fischiare antisportivo, ma evidentemente questi due erano assenti al momento della lezione. Palla ancora per Caroti, mentre si prepara anche Medizza. Palla ancora per Toscano. Sbaglia, viene poi preso da Gigena. Ancora Venucci per Persico. Si avvicina Persico, sbaglia da sotto. Rimbalzo che in qualche maniera conquistano gli ospiti. Palla per Gigena, frazione di passi non fischiata. Il canestro di Gigena che fa subito vedere le sue potenzialità. Di nuovo un punto di vantaggio per gli ospiti, ci sono dei blocchi per liberare l'attacco, ancora vicino a canestro, poi Fratto da tre punti che ci deve provare, sbaglia però il giocatore rossoblu e Venucci torna in attacco. Ancora palleggio per lui, palla ora per Persico, fuori per Gigena che ci prova da tre, sbaglia, recupera però il rimbalzo, sbaglia ancora, può andare in contropiede la formazione rossoblu, palla per Toscano che va a attaccare il ferro, poi apre per Caroti e Caroti mette la tripla, primi punti per Lorenzo Caroti. Palla ancora per Venucci, buona la giocata di Toscano, consegnato a Guerrieri che va ad attaccare e a fortuna mette dentro due punti, già a quota 5 il capitano ospite che evidentemente sente molto questa partita. Palla ora per Del Testa, mentre c'è un fallo fischiato allo stesso Guerrieri, primo fallo per lui, cambio, esce Venucci, entra Yardel, esce intanto Del Testa e anche Gambolati, in campo Medizza e Favilli. Rimessa dal fondo sul 14 pari quando ci sono da giocare 2:30, Toscano non si fida del tiro da 3 e poi viene fermato però fallosamente sempre da Guerrieri che arriva al secondo fallo e andrà in lunetta quando mancano 2:27 con Piombino che raggiunge il bonus. Sbaglia il primo Daniele Toscano, vediamo il tentativo del secondo, realizza il secondo, altro cambio pronto per Piombino, Giardella per Guerrieri che molto probabilmente lascerà il posto a Pedroni, Medizza intanto su Persico, esce dai blocchi Gigena, va ad attaccare, poi si ferma e va a mettere a segno due punti dopo aver spostato in difesa Fratto. Ancora Caroti, esce dai blocchi Toscano, c'è molta intensità difensiva anche da parte di Piombino, Toscano in lunetta, poi è Medizza che in tapin riporta di nuovo a più uno, 1:38 alla fine, Giardella in palleggio,
palla per Bianchi, si riprepara di nuovo Genovese. Palla che Favilli recupera, c'è un fallo che dovrebbe essere antisportivo, anzi no, viene dato un fallo in attacco, ah no, ecco, avevamo visto male, fallo a Guerrieri, è il terzo per lui. Esce Bianchi, rientra Genovese, entra anche Pedroni. Questo era un fallo antisportivo, anche in questo caso non fischiato. Ci sono i tiri liberi, ci sono i tiri liberi, gli arbitri non si sono accorti nemmeno, anzi, viene dato, vengono tolti anche i tiri liberi perché viene segnalato un fallo in attacco, come se avesse il possesso della palla. C'è un fallo non fischiato, viene dato palla persa a Carotti. Arbitraggio che si sta rivelando punitivo. Ci sono state un paio di decisioni veramente inconcepibili, mentre sta per rientrare Del Testa, cosa che non può succedere perché Pedroni ora attacca su Genovese, lo stesso Genovese si ferma, poi per Persio che ha tiro dalla media, infatti realizza sul tiro frontale riportando i suoi in vantaggio. Carotti in palleggio, fermato fallosamente da Pedroni, ora questa volta probabilmente si andrà in lunetta, mentre esce Toscano e va in campo Del Testa. Parlavamo del fallo di prima su Favilli, un antisportivo che è stato tramutato in fallo in attacco. Carotti realizza. E realizza anche il secondo. Palla ancora per Pedroni, che perde questo pallone. Palla per Del Testa, ancora per Carotti, può andare in attacco, si ferma, poi retrocede in palleggio ancora su Pedroni, va a, in questo caso, a fischiare l'arbitro un fallo inesistente di Medizza, che era assolutamente fermo. Siamo a 40 secondi con il bonus anche per Cecina e almeno 3-4 decisioni abbastanza incomprensibili. Palla per Iardella, sul quale fa guardia Favilli, poi Genovese, su di lui Del Testa, ancora per Persico, poi Gigena. Palla per Genovese che spinge, poi va a segnare approfittando del fatto di avere più centimetri di Del Testa. Ultima azione del quarto, mani addosso di Pedroni su Carotti, ancora Carotti per Favilli, Favilli va ad attaccare, gli viene fischiato un fallo questa volta, fallo di Gigena, per lui è il primo, Favilli in lunetta per due liberi. Il primo, vediamo il secondo, non va nemmeno il secondo, Genovese da lontanissimo, pallone che supera il canestro, si chiude sul 19-20 il primo quarto di gioco.
squadre che rientrano in campo per il secondo quarto. Piombino sostituisce Persico con Franceschini al suo primo ingresso in campo, restano invariati gli altri. Cecina manda in campo di nuovo Gambolati al posto di Fratto. E si resta, diciamo, con i tre piccoli, con Del Testa che si deve prendere cura di Genovese. Gigena alla rimessa, palla per Iardella, più di lui c'è Favilli, palla ancora per Genovese, fuori per Franceschini, poi Gigena che attacca, si ferma, viene fischiato fallo a Gambolati. Diciamo che anche in questo caso c'è una bella invenzione e Gigena può andare in lunetta. Realizza Gigena, porta a due punti il vantaggio dei suoi. Vediamo il secondo. Realizza anche il secondo. In palleggio Caroti. Per Del Testa, poi per Gambolati. C'è un fallo fischiato finalmente di Iardella su Gambolati. Fischiato dall'arbitro a 10 metri, ce n'era uno a 3. Rimessa per Favilli, palla ancora per Caroti, Franceschini su Caroti, ancora Caroti per Favilli, arresto e tiro per Favilli, palla che entra ed esce, beffa Favilli, ora Iardella in attacco con Tuffo che meriterebbe un fallo tecnico non fischiato. Palla per Gambolati vicino al canestro, marcato da Gigena, si svita, sbaglia, c'è un rimbalzo controllato comunque da Del Testa, no? Arbitro che ruba una palla assolutamente non fuori. Siamo a un livello veramente scandaloso. C'era un fallo non fischiato su Medizza, poi fischiato un'infrazione fuori di Del Testa assolutamente non reale. Blocchi per liberare Genovese, poi ancora Franceschini fuori per Gigena, palla ancora a Genovese che spinge, poi va da vicino a canestro, però sbaglia, palla per Caroti che va ad attaccare, fuori per Favilli, poi per Gambolati, fa saltare, c'è un fallo di Franceschini, tutti falli al limite che però non vengono sanzionati. E giustamente Campanella prova a farsi sentire. Palla per Caroti, ancora per Favilli, poi Medizza che va a servire nuovamente Caroti che si alza, c'è un fallo sul tiro da tre di Pedroni e potrà andare in lunetta per tre tiri liberi Caroti. Intanto era passata a zona la formazione ospite. Toglie immediatamente Pedroni e manda in campo Venucci, cambio anche per Cecina con Favilli che torna in panca e ritorna Toscano. Caroti in lunetta per tre liberi. Sbaglia il primo, non c'è grossa mano oggi per Cecina dalla linea dei liberi. Realizza il secondo,